all'inizio, ma le premesse sono grandi, interessanti. Bene, allora buon lavoro, tornerò più tardi a chiederti ancora qualche parere. Adesso vediamo già Daniele, che ci porterà la compagnia Bellezze Naturali? Ma ci porta immediatamente un gioiello, parliamo di smeraldi che arrivano dalle profondità della nostra terra, quindi frutto in un certo senso della natura. E questa compagnia, la compagnia Bellezze Naturali, mi pare che abbia le idee ben chiare nel valorizzare il verde, quello che dalla terra arriva fino ai cieli. Ecco allora quindi il carro di apertura che porta il nome della compagnia e il titolo scelto quest'anno. Complimenti a queste meravigliose danzatrici che aprono la sfilata, bellissime e bravissime, in particolare le più piccoline che accogliamo sempre in modo particolarmente caloroso, quindi è la compagnia Bellezze Naturali che inizia la sfilata. Credo che intenda sottolineare, ma lo vedremo benissimo anche noi, come loro stesse, queste splendide ballerine, siano dalla loro volta delle bellezze naturali. Anglosassone, che oltre a definire un colore può esprimere vari concetti. Quest'anno la sfilata della compagnia si dice di verde, il colore della natura, dell'ecologia per eccellenza, ma non soltanto. Intorno a questo semplice colore ci raccontano gli animatori delle bellezze naturali, possiamo scorgere molte cose, le meraviglie verdi presenti in natura, la salvaguardia del nostro pianeta, le feste nazionali sgargianti, aspetti sportivi, essere sconosciuti giunti da pianeti lontani e mostri di terreni. Dunque green significa anche difesa della natura e Greenpeace con i suoi comuni difenderà gli animali marini dagli attacchi, uomini senza scrupoli. Ma c'è anche un sushi di balena con un piccolo sushi, se non sbaglio, che sta ritagliuzzato. Vediamo se riusciamo a capire quanto tempo ha. E sì, come vedi ci sono... E piccoli, quanto mesi ha? 10 mesi, anche con la nanna. Il sushi si è addormentato, vabbè. E stanno arrivando gli attivisti di Greenpeace che cercano di impedire a modo loro, con i confondibili gommoni, con l'acqua. Invece hanno già fatto il sushi qua, ormai qui è già pronto. Stanno sfilettando un piccolo sushi anche qua davanti. Ah, c'è anche il carro di Greenpeace. Eccoli qui, il gommone di Greenpeace. Dranti. Avanti, avanti con il sushi di balena che vi vediamo anche qui con la nostra giuria. Guardate questa piccola mascherina di sushi che passa adesso, mentre stanno arrivando le balene che Greenpeace immagino stia tentando di tutelare con i gommoni. Vedo uno più grande, uno più piccolino. Eccoli qui, sono pronti per difendere. Guarda, armati sono anche. Le balene sono gli amici di Greenpeace. Due sono le balene, come potete vedere, ma c'è anche poi... C'è anche uno che tenta di pescarle con il rettino, volevo farti osservare. Deve essere uno di quelli efficaci proprio. Ah, sono i bracconieri qua. Beh. Il sushi di balena se molto pronto nel consiglio. Questi cercano di attaccarle, ma non vedo strumenti molto efficaci. Ma senti anche noi, senti? Un arpionatore, puoi vedere di cosa? Sto posa il verso della balena. Sì, balena pro! Ma guarda, c'è una guerra tra... Scontri violentissimi tra assalitori delle balene, difensori dei cetacei. C'è Greenpeace che si difende abbastanza bene, direi, dai. Un manica
sicuramente Greenpeace in vantaggio, ma poi... Beh, le balene intanto sono scappate perché sta arrivando anche il prossimo tema, perché Green come Irlanda è la leggenda di San Patrizio che caccia i serpenti, guarda che bei serpenti che stanno arrivando con il San Patrizio Day in Irlanda. No, no, c'è una fiocina, no, beccato la balena! Com'è? C'è una fiocina che è stato male, male. Balena più nota! L'ha beccata. Ecco arrivano i serpenti dell'Irlanda, la leggenda di San Patrizio, e poi ci sarà anche la banda del San Patrick Day a seguire, ovviamente e quindi andiamo a spiegare cosa c'entra il green, il verde con l'Irlanda, che ha dei colori nazionali. La domanda è se può tindersi un intero paese nel giorno della sua festa nazionale, e dove, se non in Irlanda, questo colore rappresenta storia e verdi colline. Ebbene, la leggenda vuole che San Patrizio, con la sua veste di colore verde, abbia scacciato i serpenti che infestavano l'isola gettandoli in mare. Per questo motivo ogni anno si festeggia il santo nel St. Patrick Day, e proprio qui a Muggia, chi più della banda che è pronta per sfidare qui da noi può rappresentare al meglio questa ricorrenza? Ma guarda questi bellissimi serpenti, vedo anche baby serpenti, ce ne sono tanti, uno è nel marsupio qui e poi della banda. Facciamo un applauso a questi piccoli rappresentanti della banda, ma siete bravissimi e bellissimi, guarda che bravi. Con le loro tasche, con la loro precisione nel battere il tempo, davvero bravi. Ma sono bravi. piccoli, guarda come sono impegnati. Adesso lasciamo la musica della banda, ma giuria, guardate anche voi con particolare attenzione questi piccoli musicisti che aprono la musica. Vediamo quando si girano, li rivediamo, bellissimi. E mi sa che da domani tutti installeranno i pannelli solari a casa se queste signorine vengono a fare una consulenza. Poi c'è il vento dietro e anche una pala eolica. Questo è il sole insieme ai pannelli solari che stanno ballando qui davanti, e poi c'è tutta la rappresentazione del vento, sempre in chiave di energie rinnovabili.
metallo dell'energia eolica che diventa poi l'energia elettrica. Ecco il sole, li ha scaldati i pannelli che continuano a ballare davanti alla nostra giuria, mentre parliamo del vento adesso che sta arrivando. Questo immagino che rappresenti appunto il soffiante vento, sì. Vento, guarda che bel vestito, credo sia una piuma davvero. Eh sì, colorata. Bellissimo, complimenti. Con i segreti, quel vestito davvero affascinante. Passiamo all'energia eolica. Si presta un attimo alle foto, giustamente, anche questo carro. Avanti. Noi ringraziamo il nostro amico che ci ha portato generi di conforto così gentilmente. Difficilmente potrà mangiare tutto, ma lo aiuteremo con grandissimo piacere. Continua allora la sfilata di green, verde, dalla terra al cielo con la compagnia delle bellezze naturali. Complimenti anche a voi che state rappresentando le energie rinnovabili. Eccolo qui, attenzione a questa spina. Occhio alla scossa, il palo della luce, la presa della corrente. Cosa sono le prossime maschere che mi sfugge? Batterina, vediamo chiaramente il logo del tavolo di Wimbledon, ma in mezzo abbiamo... Le lampadine? Ah, sono le lampadine! Ah, eccole qui. Avanti, avanti, lampadine, così vi vediamo vicino alla corrente. Siete bellissime! Sono davvero avvicinati. Ci voleva un momento per comunicarlo, ma poi una volta capito ci siamo arrivati anche noi. Molto, molto interessante la composizione. Mentre le ragazze verde sono le prese di corrente. Esatto. Guarda, c'è molto qui, questa... inseguendo le prese di corrente, mentre hai detto giustamente, più avanti si parla di tennis, perché verde è anche il campo da tennis di Wimbledon, quindi credo che ci sia una partita in atto là in fondo, spero che... hanno appena iniziato. Stanno giocando lì. Speriamo che arrivino anche da queste parti per giocare. Mentre abbiamo ancora queste meravigliose lampadine danzanti, mentre vedo la nostra giuria osservare con attenzione, stanno prendendo gli appunti. Vi ricordo che alla fine della sfilata la giuria si riunirà indicativamente attorno alle 18.30 in piazza Marconi. Sapremo alla fine del pomeriggio quindi chi ha vinto il 65esimo carnevale, e poi dopo la proclamazione del vincitore dalle 7 in poi ci sarà festa grande che va avanti soprattutto con la musica delle bande che poi si ritrovano proprio in piazza Marconi per festeggiare tutti insieme. Com'è questo Wimbledon? Sono un po' lontani? Sono fermi perché c'è la sedia del giudice arbitro che deve essere trascinata. Hanno tutti i dettagli anche qui. Come sai, il tennis ha dei cerimoniali molto molto rigorosi e quindi non si può andare contro quello che è il regolamento. Infatti per il secondo game si sono spostati qualche centinaio di metri più avanti. Mi pare che stiano giocando un tedesco sicuramente contro un avversario non identificato, potrebbe essere. Vediamo quando arrivano qua davanti, magari capiamo un po' di più, perché la partita la vedo a pezzetti. Venite, venite più avanti che vi stiamo aspettando qui con il campo di Wimbledon, che la nostra giuria vuole osservarvi da vicino. Intanto siete super attrezzati, complimenti, perché il green del tennis delle bellezze naturali ha veramente tutti i personaggi necessari, fondamentali per un torneo di tennis. Compresa anche la biglietteria, perché sono introdotti. Certo. Da colui che vende i biglietti. Ma c'è anche la regina che sta giocando. Quello. La regina. Vediamo un po'. Che racchette piccole vedo. Vediamo come va. Sono bravi, dai. Come vedi, la regina fa rovescia due mani. Bene. Anche l'avversario tedesco per la verità, dunque scuola più moderna. Potremmo andare avanti fino a domani così, se no niente, fuori. Bene, allora andiamo un po' più avanti così vi vede anche bene la nostra giuria qui che vi aspetta. Vi ricordo, sono sempre i rappresentanti della compagnia Bellezze Naturali che stanno declinando tutte le caratteristiche del colore verde. Vediamo che la regina è un po' affaticata, ma del resto la regina e i suoi altri. Aspetta, si posiziona la rete. La regina, Sabetta.
Vai, va. Vediamola al servizio. Ah, contro la Merkel. Io contro la fosse... Merkel, adesso abbiamo visto. Pensavo fosse Boris Becker, ma invece... Vediamo. Vai, vai. Va la regina al servizio. La Merkel ha risposto benissimo. No. Qua per un... Oddio, la Merkel mi stava investendo il pubblico, attenzione. Niente da fare. 15-0 con la regina. No, non cominciare che se ne vado avanti. Beh, dai, vediamo ancora una scena, poi proseguiamo perché stanno arrivando anche gli altri. Dove serve da sotto? No, il servizio. Era un po' lungo questo, no? La Merkel non ce l'ha fatta. Vabbè, grazie allora a questa rappresentanza delle bellezze naturali, potete proseguire così vi vedono anche, vi vede il pubblico più avanti che vi sta aspettando, mentre che c'è adesso? Siamo sempre in una disciplina sportiva legata al verde, sempre di tradizione britannica, quindi salutiamo il tennis e diamo benvenuto al golf. Bello questa apertura del golf club. Sì, per quanto vediamo anche i colori della bandiera statunitense, dunque una sfida tra Europa e Stati Uniti in questo senso. Guarda che partita la pallina! Bella questa pallina. C'è anche la. Venite più avanti che vediamo. Ah, ci sta provando, stanno giocando. No. Si è bloccata sul prato. C'è anche il Candy naturalmente. Mentre in fondo sta già arrivando, vedete il carro che chiude la sfilata, è verdi come green, quindi come gli alieni sull'astronave. Quindi chiuderà il corso delle bellezze naturali l'astronave degli alieni verdi. Mentre continua la sfilata di green del golf, quindi c'è una partita tra... vediamo qui questa bellissima pallina che si ferma sul prato, vediamo se la lanciano di nuovo. Europa e Stati Uniti se la stanno giocando. Vediamo la pallina dove va. Che colpo, l'ha bloccata qui. È finita nello stagno lì? No, non ce l'ha fatta. Vai Europa, riprova. Vediamo se ce la fa. No. Bloccata di nuovo. Ma ci prova gli Stati Uniti? Mi pare che il giocatore europeo abbia un handicap un po' superiore rispetto al suo avversario. Ci sta riprovando. Vediamo, ha girato l'ostacolo e va in buca. Benissimo, bravissima l'Europa, è andata in buca. Complimenti. Devo dire che l'effetto era assolutamente straordinario. Incredibile, dirsi. Andava contro le leggi della fisica, però ce l'ha fatta dunque. Avanti, allora il siparietto dedicato al golf, mentre accogliamo quella che è il carro principale, che è il carro verdi come gli alieni, quindi green come gli alieni. Sottolineiamo che era la buca numero 8, dunque erano già avanti nel percorso. E ormai noi abbandoniamo la terra per salire di qualche milione di chilometri verso l'alto. Eccolo qui, si sta chiudendo l'astronave e poi vediamo che quando si aprirà di nuovo, ci saranno gli alieni a chiudere il corso mascherato green alieni. Oh, aspetta, vediamo un attimo se... Avanti green come alieni, ecco che si aprono qui. Ma è meraviglioso, questo è
immaginazione, anche i mostri sono green, e quello rappresentato dalla mancante dell'evoluzione animale è un incrocio tra anfibio e scimmia che cerca di districarsi nella più fantomatica delle paludi, la città di Roma e la sua amministrazione. Questo è il carro principale che chiude idealmente la sfilata di questa compagnia nella speranza, ma guarda caso anche essa green, che tutto il pubblico si sia divertito insieme ai suoi animatori.